Ciao a tutti belli e brutti dal vostro Cristian De Ares. Eccoci tornati con il nostro simpatico, la nostra simpatica app per cellulari, per smartphone, che è di One Piece. È arrivato, come potete vedere in alto, la notifica che è iniziato il Sugo Fest. Quindi direi di andare direttamente in taverna e vedere un attimo cosa riusciamo a fare. Io in questi giorni ho accumulato 32 rubini. Quindi praticamente ti danno un personaggio ogni 5 rubini, quindi riusciamo ad aprirne 6. Vediamo un attimo chi riusciamo a trovare. Quindi andiamo su Rare Recruit, quindi possiamo trovare, non è sicuro al 100%, però potremmo trovare qualcuno dei personaggi leggendari di questo gioco, del cartone animato in sostanza. Vediamo un po' col primo, non posso fare perché non sono riuscito ad averne 50, ci ho provato ma non ci sono riuscito. Direi di andare avanti. Ecco qui il nostro Rappel con il dorato, quindi sicuramente un personaggio oro lo troviamo. Qua urla come se non ci fosse un domani, vediamo un po'. Questo qua mi sa che è inutile. Botta di culo, però è un raro, quindi vediamo un po' di evolverlo, poi chiederò consulenza a mio nipote. Direi di passare al secondo tentativo, non c'è due senza il 3 e il 4 e il 5 e il 6, diceva qualcuno. Quindi direi di lanciarlo proprio alla brutta maniera, non è oro, quindi non c'è andata proprio. Che schifo. Vabbè, questo neanche chiedo a mio nipote. Andiamo avanti, dopo questa cosa, dopo aver mangiato da poco, non è senza oro, perché è un foglio oro. Vediamo. Usti, questo qua è forte. L'ho avuto facendo qualche partitella come ospite ed è veramente molto forte, quindi questo ce lo teniamo. Perfetto, eccoci ancora qui. Proviamo con gli altri tre tentativi. Avevo finito spazio nel mio box, quindi ho dovuto levare un po' di roba. Direi di andare avanti col tentativo di trovare qualcuno di interessante. Io spero Barba Bianca, però vabbè, non è, chiunque va andrebbe bene, basta che non sia un pippone. Tanto oro, vediamo un po'. Ah, questo già ce l'ho, cioè, dai. Sto provando ad evolverlo, ma non ci sono ancora riuscito, e quindi questo qua dovrebbe essere l'evoluzione. Quindi prima di scartarlo chiedo a mio nipote, però comunque dalle caratteristiche non è male perché è un attacco 724, quindi mi sa che è il livello successivo. Quindi mal che vada, quello che stavo facendo lo faccio assorbire a questo, così almeno ci portiamo avanti simpaticamente senza dover perdere troppo tempo. Quindi direi di andare avanti, ne ho ancora 10, quindi di fare altri 2. Dovrei riuscire ad arrivare proprio a pelo con anche il box. Un'altra carta oro. Un chopper tutto muscoloso, ma fa schifo a vederlo. Vabbè, teniamocelo. Ultimo tentativo con la speranza di trovare qualche carta leggendaria ultra figa. Vediamo un po', ho lo stesso culo che c'ho in FIFA, in sostanza non trovo una mazza. Vediamo un po'. Ah, usti, questa qua dovrebbe essere forte. Attenzione! Grande! Non so chi sia, no, so chi è, ma non so il nome. A breve ce lo dirà. Silver. Comunque è molto forte perché è uno dei leggendari. Quindi sono riuscito a trovare una leggenda e niente, possiamo dire che dopo questa notizia bomba possiamo terminare qui il video, è uno abbastanza forte, lo potenzierò quanto prima e niente, direi che possiamo concludere quel video e ci vediamo col prossimo video, saluto a tutti belli e brutti, buone feste a tutti e niente, ci vediamo col prossimo video. Ciao ragazzi!